sarebbe scattato lo stato di emergenza per quanto riguarda l'uragano Michael, che starebbe avanzando e starebbe arrivando un po' in parti degli Stati Uniti d'America, per la precisione nelle coste della Florida ma anche dell'Alabama. Nei due stati sarebbe stata oramai dichiarata e diffusa la piena emergenza. I venti starebbero raggiungendo i 90 km/h, l'intensità sarebbe destinata a aumentare. Per domani e dopodomani è previsto il passaggio di questo uragano, ripeto, in questi due stati, ma il peggio ancora deve arrivare. Si è abbattuto, pensate, sulla isola delle Antille Cuba. Nelle prossime 24 ore, 48 ore, passerà con intensità molto più forte anche sulla Florida. I piani di emergenza sono stati già scattati, l'esercito è impegnato a mettere in sicurezza i cittadini e le diverse infrastrutture. L'obiettivo sarebbe quello di evitare che ci siano morti e o feriti. Gli States quindi si preparano ad attendere che l'uragano Michael arrivi in loco. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che già ci sono delle vittime in altri stati, tra cui proprio lo stesso Cuba, l'Honduras, il Nicaragua, il Guatemala e El Salvador. Un salutone, grazie, al prossimo video da Narratore Italiano.